Ragazzi, bentornati. Allora, oggi sono qui a presentarvi la mia ultima pubblicazione di materiale per basso elettrico. Come avete visto, si tratta di 100 linee di basso, in stile funk, ma funk, come dire, jazz. Poi ci sono 7 milioni di sottogeneri, quindi si parte dal funk, quello proprio degli inizi, degli anni 60, quindi le prime band, i primi grandi bassisti che proponevano questo nuovo stile di musica, fino a, diciamo, a quello che chiamo il funk moderno, passando per l'epoca della disco music. Cosa ho cercato di fare? Innanzitutto, tra virgolette, sfruttato quello che ho trovato io quando cominciai a studiare questo stile di musica che io amo particolarmente, il mio preferito, anni fa. Quindi trovavo molti metodi didattici in cui si trovava tantissime linee di basso, anche belle, molto complicate, molto stimolanti e tutto. Però non capivo mai perché funzionassero, perché venissero suonate delle determinate note. Spesso non venivano indicati nemmeno su quali accordi, quindi mi limitavo a imparare, diciamo, a pappagallo questi groove che mi faceva ovviamente bene al timing, a imparare cose nuove, appunto, linee di basso nuove, eccetera. Però non riuscivo poi mai a fare qualcosa di mio. Tra l'altro, spesso, molto spesso, almeno nei metodi che ho acquistato io, che sono tanti, c'erano solo gli esempi audio, ovvero con il basso ben registrato da chi pubblicava, però senza le basi audio per poi potersi esercitare appunto senza basso originale sotto. Io ho fatto una cosa diversa, un po' come quello che avrei, diciamo, sempre nel mio piccolo, quello che avrei voluto trovare anni fa. Quindi sì, gli esempi miei con le mie linee di basso proposte nei 100 groove, che apro e chiudo parentesi, ogni groove è ben spiegato, e quindi che scale sono usate, sono state usate, che arpeggi, che sostituzioni, tutta una serie di cose per ogni groove, quindi poi vedrete tutto nelle anteprime, eccetera, eccetera. E inoltre, dall'esempio audio che giustamente ascolterete per sentire come, diciamo, come funziona la linea di basso mia, eccetera, eccetera, il suono che ho usato, poi avrete l'opportunità di suonarci sopra senza il mio basso, soprattutto anche per dapprima impararvi il mio groove, ma poi sperimentare qualche variazione, piano piano, perché no, creare, comporre qualcosa di vostro. Questo secondo me è il lavoro principale, lo scopo principale del libro: mettervi in condizioni innanzitutto di imparare un linguaggio nuovo se non vi siete mai avvicinati al funk, oppure
diciamo, ampliarlo, quindi ampliare il vostro bagaglio, il vostro vocabolario musicale e più, appunto, iniziare a comporre, se già non lo fate, qualcosa di vostro. Quindi, secondo me, è un libro che può tenervi, se seguite proprio passo passo gli esempi e tutti i consigli che ho scritto su ogni groove, può durare dagli 1 ai 10 anni di studio questo libro. Ovviamente vengono citati grandi bassisti del funk, ma comunque grandi bassisti del panorama internazionale. Sono partito da James Jamerson, addirittura bassisti ancora forse precedenti o comunque di quell'epoca lì, passando da Chuck Laney, Louis Johnson, Jerry Jammott, Bernard Edwards, Paul Jackson, fino ad arrivare a Flea, Palladino, Pastorius, Donald Duck Dunn, Nathan Watts, Alphonse Johnson, tanti tanti altri. Non è copiare, ma come ho sempre detto, prendere spunto dai mostri, dai grandi bassisti della storia, per poi prendo qui, prendo qua e mi creo un mio vocabolario, un mio linguaggio. Quindi questo è, quindi si prende spunto. Si attraversa diverse epoche, come dicevo prima, quindi diversi stili e le basi audio seguiranno appunto determinati stili musicali, quindi anche la disco music che non è propriamente funk, ma venitemi a dire che un Bernard Edwards degli Chic non era un bassista funk, gli scorreva nelle vene a posto il sangue il funk, quindi questo è, avrete tantissime basi su cui lavorare. 100 groove sembrano pochi, ma vi dico che studiarli nel modo in cui vorrei farvi fare sarà un lavoro molto molto lungo e poi spero da cui ricavarne molte informazioni, molte cose buone, diciamo. Quindi, com'è strutturato? Innanzitutto i 100 linee basso non hanno un ordine né di difficoltà né di epoca. Questo ho deciso di farlo perché innanzitutto le difficoltà sono, diciamo, soggettive. Un groove che magari a me torna difficilissimo, magari a altri è quello più semplice di tutto il libro. Quindi sono andato, diciamo, in questo senso un po' a caso. E anche per tenervi sempre in attenzione, quindi anche se trovate magari due o tre groove che vi tornano semplici, non tralasciateli, perché anche in quello che sembra semplice ho inserito degli elementi che a mio avviso sono sempre fondamentali. Quindi anche una linea di basso con tre note perché funziona? Perché magari è tratta da una linea di basso, cioè diciamo, ha preso spunto da una linea di basso che con tre note ha fatto la storia, quindi anche questo. I groove più difficili, perché ce ne sono obiettivamente, tecnicamente difficili, studiateli nel modo in cui io consiglio sempre, cioè innanzitutto togliete, se c'è tanta roba, tipo tante ghost, tanti passaggi, accordi, pause complesse. Scomponetelo come si fa con le equazioni in matematica, fate un pezzettino alla volta, studiatelo a loop finché non vi viene perfettamente e poi ricomponete il tutto. Altra cosa, ho inserito le tab, quindi quello che vedete nelle tab è ho riscritto pari pari le diteggiature che ho usato io. Usatele come riferimento, anche questo dovrebbe servirvi da stimolo per trovare le vostre diteggiature. Quindi se io ho deciso di prendere una determinata linea di basso, diciamo in prima posizione, o per gusto, o per convenienza personale, per facilità tecnica, non è detto che sia anche la vostra. Magari lo stesso groove lo andate a suonare in questa parte della tastiera, quindi lo stesso si bemolle qui, lo andate a suonare qui, e avrà tutto un altro sound in primis, oltre che potrebbe tornare appunto in modo più semplice a livello tecnico. Quindi anche questo, ne ho parlato tanto nel mio ultimissimo corso
studio completo di arpeggi scale sul basso elettrico per farvi capire, dateci un occhio perché è un prezzo veramente da regalo, come studiare, secondo me qual è il modo per studiare e perché, soprattutto perché studiare scale, arpeggi, triadi, pentatoniche su tutta la tastiera in tutte le possibilità che abbiamo. Quindi questo tornerà utile, quindi se prima studiate quello, vi tornerà utilissimo questo libro perché appunto lo stesso groove, ci sono diverse, infinite possibilità di suonarlo. Quindi è anche in fase poi di composizione avere la perfetta padronanza di tutta la tastiera, quindi scale, arpeggi, ripeto, sostituzioni, accordi, eccetera, eccetera, vi darà come da conoscere 20 parole per fare un comizio, conoscerne 180.000. Quindi questo è un po'. Poi, capitolo 1, quindi c'è una breve spiegazione di quello che troverete poi dopo nel libro, quindi quali sono i principali accordi che ho utilizzato, quindi per chi è un po' indietro in teoria c'è un piccolo riassunto con le sigle, le scale, quindi quali scale ho usato, poi dopo vedrete perché le ho usate, eccetera, eccetera. I vari abbellimenti musicali, quindi perché nel funk si usa tanto un trillo, un vibrato, anche se suona meglio nel fretless, però si può fare tutto. E quindi la spiegazione di ogni abbellimento musicale, che appunto troverete molto spesso in questo libro, perché appunto il funk è pieno di cliché, pieno di abbellimenti, gli armonici, gli accenti, il legato, lo slap, anche se l'ho usato pochissimo, lo dico subito, ci saranno 3-4 gruppi, però lo potete inserire voi, e soprattutto anche le ghost, quindi come suonarle, il senso che hanno e l'importanza che hanno. Capitolo 2, ho messo i programmi, le app e i software con dei video anche allegati, per facilitarvi lo studio, ovvero con determinati appunto software e app che ho consigliato nel capitolo 2, potete facilitarvi la vita, come ad esempio rallentare le basi, cambiare tonalità al volo e un sacco di altre cose. Quindi ho inserito quelle che uso io con tutta la spiegazione, quindi sono 4-5 programmi. Che potrebbero far di comodo, ovviamente non solo per questo libro, ma sia per tutto quello che studiate, ma anche per i live e anche in fase didattica. Poi, capitolo 3, cos'è il funk? Quindi un po' di storia, che sono stati grandi, quindi partendo dalle basi, bene capire di cosa si sta parlando, e infine, ovviamente alcune delle band e dei bassisti più influenti di questi generi, diciamo, e come dicevo, per finire, come approcciarsi al funk, quindi quali sono appunto i cliché più ricorrenti, come comporre una linea di basso funk da zero con un video allegato, un altro video in cui ho parlato di come comporre una linea di basso utilizzando solo 4 note, le 4 note di un accordo, con tutti i link, eccetera, e poi si parte con le 100 linee di basso, appunto spiegate una per uno da un punto di vista armonico, da un punto di vista ritmico, quali abbellimenti ci sono, perché ho usato una determinata sostituzione, eccetera, eccetera. Tantissimi groove sono scritti in due tonalità diverse in modo da farvi lavorare ancora di più la mente, e tantissime basi audio sono composte solo da loop di batteria, non tutte ovviamente, ma una via di mezzo, in modo da farvi appunto suonare su più tonalità possibile, e indipendentemente appunto dall'armonia che c'è sotto. Altre invece hanno un pad, una chitarra,
sono basi a tutti gli effetti. E poi ho cercato anche ancora una volta di farvi capire il senso e soprattutto di come appunto poterle mettere in pratica delle scale morali, queste famose scale morali. Mettiamo ad esempio una base, Groove 42, mi sembra, parlavo della tonalità minore naturale. Qui abbiamo un Re minore normalissimo. Re, Fa, La. Nel groove proposto ho utilizzato la scala minore naturale, che è questa. Quindi ho Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do. Potevo su una triade minore utilizzare ad esempio la scala dorica, la scala frigia, la minore melodica, la minore armonica. In questo caso ho scritto, composto questo groove, più o meno questo. Come avete visto e sentito, ho utilizzato molto la sesta minore, quindi la scala appunto minore naturale. Quindi il Si bemolle. Perché con questa base mi è venuto in mente questa linea di basso. Io potrei decidere di fare di comporre un groove, ad esempio, se mi piace la scala minore armonica. Ora, magari il funk funziona un po' meno, però vediamo cosa viene fuori. Oppure dorica. Quindi sentite come sullo stesso accordo, sulla stessa base, possiamo utilizzare un po' quello che ci piace di più. Questo è il senso dello studio delle scale modali, eccetera, eccetera. Quindi differenze tra le varie scale di colore, poterle mischiare, c'è un sacco di cose, insomma, in questo libro. Io penso che vi farà compagnia, spero, per molto tempo. Vorrà dire che il mio obiettivo principale è stato raggiunto. E ovviamente io sono, come ho sempre detto in tutti i miei libri, sono sempre qui a disposizione per chiarimenti, ma non solo, anche critiche. Vi dovete sentire liberi di dirmi tranquillamente, anche perché se no non si migliora mai, se si riceve solo complimenti, per quanto io ne abbia ricevuti tanti. E ne abbia fatto tesoro, ma ho sempre fatto anche tesoro soprattutto delle critiche. E mi piacerebbe anche molto, se ne avete voglia, qualcuno l'ha fatto e ho apprezzato tantissimo, di inviarmi, ma perché la musica è uno scambio, non per sentirvi per un parere, diciamo, da giudice, per giudicare se è bello o brutto, ma quanto perché la musica è uno scambio. Quindi se vi va di inviarmi le vostre composizioni, i vostri groove, le vostre linee basse, i vostri fill, a me non fa altro che piacere. Perché come io cerco di insegnare qualcosa a chi mi segue, altrettanto cerco sempre di imparare a mia volta. Quindi se mi mandate il materiale, oltre che farmi piacere, perché lo state facendo su una cosa che ho creato io, è uno scambio di cultura musicale, quindi di didattica di musica in genere. Quindi, ragazzi, a me sembra di avervi detto tutto.
i vari link, vari sconti, vari riceverete tutto per email, o comunque ci sono tutti i link, le anteprime, vedrete tutto in inglese sul sito, ma le due versioni ci sono sia in PDF che in cartaceo, in italiano e in inglese. Le altre lingue, dopo alcuni episodi non proprio felici, tipo lo spagnolo, ho deciso di abbandonarle totalmente. E quindi, se ci sono domande, ovviamente scrivete qui sotto, scrivetemi in privato, venitemi a trovare a casa, fate quello che volete, ma non sentitevi assolutamente, sentitevi totalmente liberi di farlo. Mi fa sempre piacere quando si parla di musica e aiutarvi se avete problemi. Ricordatevi di non tralasciare nessuno in esempio, perché ognuno ha un senso preciso, che sia poi armonico, tecnico, o altro, ma comunque se è stato inserito, che ne avevo circa 1000 di gruppo, ma se sono stati scelti questi 100 è perché ognuno di loro ha uno o più scopi precisi, quindi anche quelli che in 5 minuti magari ve li imparate, magari sono quelli che in cui ci dovete passare più tempo, perché ci sono degli elementi che poi spero vi tornino utili per il vostro cammino di musicisti. Ragazzi, vi saluto, grazie a chi acquisterà anche questo libro, date sempre un occhio anche ai miei precedenti, perché ho scritto un po' di tutto, e con il codice ancora valido per un po' di tempo, Igor Book, tutto attaccato, avrete già a prezzi scontati, avrete un ulteriore sconto. Grazie mille e per qualsiasi cosa scrivetemi.